night are you? There's a rumor going round. I'm not looking for a serious thing. Let's keep it casual, we can do our thing. But I would love to spend the night with you. There's a rumor going round. Siamo qui alla fine della partita in Azzurro 11 contro Partizan Degrado, risultato finale di 3-1. Siamo qui con il portiere Angelo Simeoli. Simeoli, ottima prestazione la vostra, ottima prestazione la tua secondo me, perché i risultati 3-1 sì, avete portato i tre punti a casa, però stavate un po' rischiando. Mi è piaciuta la parte della squadra, perché sebbene abbiamo giocato bene, comunque come il nostro solito c'è una palla a terra, quindi riusciamo a gestire bene il campo, però non è possibile sul 3-0 ci... Siete un po' fermati. Ci siamo fermati. Mi è piaciuto atteggiamento di alcune persone nella squadra, e quindi dopo questo parliamo uno spogliatoio, perché appunto partita 3-0, imbattibilità, mi hanno fatto perdere, prendo quel gol all'ultima tutto e mettere, cioè, non... Ma poi anche questo 3-0, secondo te potevate fare di meglio? È mancato un po' di mancava anche un po', ma più di freddezza, anche un po' di fortuna, abbiamo preso comunque vari pali, complimenti anche a portiere, appunto ha fatto belle parate, però questo è il risultato, questo ci portiamo a casa. Per il resto del campionato che ne pensi? Tu non sei mai stato intervistato? No, non sono mai stato intervistato, stanno varie squadre che pure sono abbastanza forti, noi stiamo crescendo man mano e vediamo cosa può venire fuori. Io sono ottimista, vediamo dove possiamo arrivare. Va bene, in bocca al lupo per il torneo. Grazie mille. Siamo qui con De Maria, portiere dei Partizan. Alla fine del primo tempo stavate sullo 0-0, un ottimo pareggio. Che cosa è venuto meno nel secondo tempo? Il secondo tempo ci siamo calati troppo rispetto al primo tempo, che al primo tempo abbiamo dimostrato la squadra che era migliore come rispetto alle altre partite. Poi... Secondo me, devo dire la verità, avete giocato meglio e soprattutto avete giocato più calmi. A volte vi siete fatti prendere dalla foga e avete perso partite per niente o per un uomo in meno. Oggi avete giocato bene, davvero bene, siete stati calmi. L'unica cosa è che vi siete un po' addormentati nel secondo tempo. Sì, nel secondo tempo siamo calati di attenzione, di fisica attenzione. Spero alla prossima giornata possiamo fare di meglio. Che secondo me i tre punti a casa li arriva. Bocca al lupo. Grazie.